Allora, andiamo a vedere di costruire, si vede? Andiamo a vedere di costruire una famiglia di polinomi ortogonali su meno 1, 1, che erano quelli che stavamo costruendo l'altra volta, che si chiameranno polinomi di Legendre. Allora, una possibilità per definire i polinomi di Legendre, queste sono le formule di Rodriguez, dovrebbe essere la derivata ennesima rispetto a x alla n di x quadro meno 1 alla n. Proviamo a vedere. Poi c'è qua c'è u per 1 su 2 alla n per n fa 2. Allora cominciamo a vedere chi è P con 0 di x. Se ci fate i conti, P con 0 di x viene 1. Perché? X quadro meno 1 alla 0 fa 1. La derivata zeresima della funzione stessa è 1. 1 su 2 alla 0 fa 1, n più 0 fattoriale fa 1. Quanto fa P con 1 di x? X fa x, perché qua viene x quadro meno 1 alla 1, però devo fare la derivata prima, la derivata di x quadro meno 1 fa 2x, qua viene 2, 2x fratto 2 fa x, 1 fattoriale fa 0. Andiamo a vedere P con 2 di x. Quando fa P con 2 di x? Ah, qua c'è la derivata seconda di x quadro meno 1 al quadrato di x quadro per 1 su 4 per 2. Allora questo è x alla quarta meno 2x quadro più 1. La derivata di x alla quarta seconda fa, allora qua c'era 8, fa 12x quadro meno 2x quadro meno 4 fratto 8, questo fa 3 mezzo x quadro meno 1 mezzo, che non è quello dell'altra volta, però se vi ricordate è proporzionale, questo è proporzionale x quadro meno 1 mezzo, c'è un motivo per due terzi. Andiamo a vedere quanto fa P con 3. Questi qua si chiamano polinomi di Legendre. Quanto fa P con 3? Allora devo fare x quadro meno 1 al cubo, poi devo fare la derivata terza, poi devo moltiplicare per 1 fratto 8 per 6 uguale, allora questo qua è x alla 6 meno 1 meno 3 x quadro meno 3x alla 4, scusate, più 3x quadro, il cubo di questo, poi devo derivare il volume, quindi devo fare diviso 48, quando derivo 3 volte 6 per 5 per 4 fa 120 x cubo, derivo 3 volte 4 per 3 per 2 fa 24 meno per meno 3 fa meno 72x e il resto derivato 3 volte fa 0. Quindi la
adesso quando vado a semplificare, posso semplificare per 24, qua mi viene 5x cubo meno 3x sarà tutto, che è proporzionale, quindi 5x cubo meno 3x sarà tutto. Che è proporzionale a quello che abbiamo trovato l'altra volta, che era x cubo meno 3 quinti. Quindi se lo voglio monico devo moltiplicare per 2 quinti. Ok? Oh. Qua se cambiate costante, qua non è che cambia niente, il problema sono sempre molto con A. Semplicemente questo è un modo, una specie di normalizzazione per avere coefficienti non troppo grandi, cioè hanno visto che il coefficiente del primo termine di questo va più o meno come 2 alla n per n fattoriale più o meno. Poi possiamo stare lì a trovare la costante esatta, perché in realtà tu qua il coefficiente del termine di grado massimo, qua c'hai x alla 2n, poi devi derivare n volte, che devi fare? 2n per 2n meno 1 fino ad arrivare a n più 1, quindi praticamente sarebbe 2n fattoriale fratto n fattoriale. Allora 2n fattoriale, quindi allora questo qua è a con n x alla n più termine di ordine, diciamo, di grado inferiore, più preciso rho e di grado, termine di grado più basso. Fateci caso che p con n c'ha sempre tutti i termini di grado pari e tutti i termini di grado dispari a seconda se n è pari o dispari, perché x quadro meno 1 alla n c'ha tutti i termini di grado pari. Quando derivo n volte, se n è pari sono di nuovo tutti i termini di grado pari, se n è dispari sono tutti i termini di grado dispari. Quindi vedete, questo è di grado pari, se questo è di grado dispari, questo è di grado pari, tutti i termini di grado 2, 0, questo è di grado dispari 3, 1, questo è un polinomio dispari, scusate, 3, 1, così via. Poi, se io voglio calcolare a con n chi è? A con n è uguale a la derivata di n di x alla 2n in dx alla n per 1 su 2 alla n per n fattoriale fratto x alla n, oppure se volete a con n per x alla n, qua non ci metto x. La derivata è il termine di grado massimo. Il termine di grado massimo inizia da 2. Quando vado a derivare questo, cosa mi viene? Mi viene 2n per 2n meno 1 per l'ultimo termine n più 1 fratto per x alla n per 2 alla n per n fattoriale. Oh, però e questo lo posso scrivere, vediamo un po', come 2n fattoriale fratto 2 alla n per n fattoriale al quadrato per x alla n. Vediamo un po' se torna. Se n è uguale a 3, questo è 6 fattoriale che fa 720 fratto 8 che fa 90, 6 al quadrato fa
36, divido per 18, facciamo 1/2. Adesso però, questo lo potrei ulteriormente semplificare, perché questo lo posso scrivere come 2n semifattoriale per 2n-1 semifattoriale fra 2 alla n per n fattoriale al quadrato e x alla n. Semifattoriale è il prodotto ascende da 2 a 2. Se io faccio il semifattoriale di 6, e invece di essere 6 per 5 per 4 fino a 1, è 6 per 4 per 2. 7 semifattoriale è 7 per 5 per 3. Ok? E mi fermo prima di 0. Ora, questo qua, siccome 2n semifattoriale non è altro che n fattoriale per 2 alla n, 2 alla n per n, 2 alla n per n fattoriale, quindi 1 semplifica, qua mi rimane 2n-1 semifattoriale fratto n fattoriale per x alla n. Allora, vediamo un po', vediamo se torna. Se n uguale 3, questo è 5 semifattoriale, 5 semifattoriale, 5 per 3 per 1, fratto 3 per 2 per 1, semplifichi il 3 e rimane 5/2. Per esempio, il prossimo sarà 7 semifattoriale, 7 per 5 per 3 per 1, fratto 4 fattoriale, 4 fattoriale è 24. Allora, quindi 7 per 5 per 3 per 1 fratto 24, questo sarà 35 ottavi. Prossimo. Vabbè, questo è giusto per vedere che il primo coefficiente. Oh, ci rimane però, allora, abbiamo visto che questi polinomi, abbiamo visto che questi polinomi allora, mi scrivo qua chi sono, dico n di x uguale derivata ennesima rispetto a x alla n di x quadro meno 1 alla n. I primi sono questi, quindi abbiamo visto che coincidono con quelli di prima. Questi qua noi l'avevamo verificato che erano ortogonali tra di loro. La domanda è: come faccio a verificare che questi sono ortogonali tra di loro? Allora, che questi siano, allora, innanzitutto che questi sono polinomi non nulli, vabbè, quindi sono sicuramente tutti polinomi non nulli e quindi danno delle funzioni, dei polinomi di grado n, no? Cioè questi di grado 1, 0, 1, 2, 3, 4, è chiaro che quello è un polinomio di grado n e ognuno è indipendente da quelli di prima, perché non lo posso generare con quelli di prima perché arrivo a grado 1 inferiore, però non mi dice se sono ortogonali. Allora, per vedere se sono ortogonali io vado a fare l'integrale meno 1 e 1 di pi con n di x per pi con n di x in the x. Ok? Allora, questo chi è? È l'integrale tra meno 1 e 1 della derivata n in the x alla n di x quadro meno 1 alla n della derivata n x alla n x quadro meno 1 alla n uguale. Che cosa vorrò fare secondo voi?
Vediamo un po' che voglio fare. Allora, prendo quello che ha l'indice più grande. Ce ne sarà uno dei due che ha l'indice più grande degli altri. Questi due indici devono essere diversi. Ok? A uno dei due deve avere l'indice più grande. Cosa voglio fare? Non è che è difficile. Integrare come si può fare? Per parti. Allora, integro questi. Supponiamo n maggiore di n. Allora, quando vado a integrare questa, cosa mi viene? Derivata n meno mesi in dx alla n meno 1 di x quadro meno 1 alla n per la derivata m mesi in dx alla n di x quadro meno 1 alla n. Okay. E questo lo devo valutare tra meno 1 e 1. Ok? Meno l'integrale tra meno 1 e 1 della derivata n meno 1 in dx alla n meno 1 x quadro meno 1 alla n per la derivata la seconda, la derivata di questi che è la derivata di più. Allora, io dico intanto, uno di questi, n deve essere almeno m era maggiore o uguale di 0, quindi m deve essere maggiore o uguale di 1, perché deve essere maggiore di n. Allora io dico che qua questa roba qui fa 0. Perché fa 0? Allora, quando voi derivate, allora supponete che voi derivate, facciamo la derivata rispetto a x di x quadro meno 1 alla 7, tanto per dire, facciamo una derivata. Questo quanto fa? Fa 7 per x quadro meno 1 alla 6 per 2x o no? Vedete, c'è un polinomio 7 per 2x che fa 14x per x quadro meno 1 alla 6. Riproviamo a derivare un'altra volta. Allora, quando derivo il polinomio mi rimane squadro meno 1 alla 6, quando derivo squadro meno 1 alla 6 mi rimane squadro meno 1 alla 5, posso mettere sempre in evidenza squadro meno 1 alla 5. Quindi, se io derivo n meno 1 volte qua dentro, in tutto questo polinomio ci rimane in evidenza un x quadro meno 1, questo è certo. Poi tutto il resto che viene non lo so. Però siccome io questo polinomio lo devo andare a valutare in 1 e in meno 1, che succede? Mi viene zero. Vediamo un po' se ho scritto bene qua. Benissimo. Adesso
però devo dimostrare che fa 0 quest'altro, ok? Oh, quest'altro però non è un, non sono due polinomi di Legendre. Non sono due polinomi di Legendre. Che qua esponente non cambia. Ok? Vediamo un po'. Come posso fare? No, che questo faccia 0, va bene. Oh, in realtà posso fare ancora la stessa cosa. Allora, quante volte lo posso fare? Lo posso, allora, qua è meglio ancora, no? Perché qua quando integrerò sarà la derivata n-2. Lo posso fare fin quando qua c'è qualche derivata. Quindi lo posso fare n volte. Quindi qua posso scrivere integrale di 1 di x quadro meno 1 alla n per la derivata m più n-esima di x alla n più m di x quadro meno 1 alla m di x. Qual è il problema? Qua c'è un meno 1 alla n, che ogni volta che integro cambia tutto. Però non mi interessa niente, perché quando sono arrivato qua, tutti quelli fanno tutti 0, perché c'è sempre un squadro meno 1 all'inizio. Quando sono arrivato qua, adesso non posso più fare integrazione per parti, però qua questo era di grado 2n, che era minore di m più n. Allora un polinomio di grado m più n è derivato di grado 2n, derivato m più n volte fa 0. Quindi qua mi viene 0, per questo fa 0, fa tutto 0. E quindi sono ortogonale. Ok? Va bene, quindi e questa è una formula. Questa è una formula compatta per i polinomi così come l'abbiamo scritto qui, eh? Queste qua si chiamano solo quelle di Rodrigues, ci stanno poi pure per i polinomi di Cerci. I polinomi di Cerbyshev non me li voglio fare, quindi sono quelli ortogonali, sono sempre su meno 1, 1. Però i polinomi di Cherbyshev, almeno quelli di primo tipo, si chiamano tipo n, sono, in maniera, sono fatti in maniera tale che l'integrale di tipo n per tipo n per 1 sulla radice di 1 meno 4 in dx, questo faccio sempre 0, per ogni n diverso da n, n poi anche qua, cioè sono definita questa relazione qua. T con M è quello di grado, T con M e T con M, N sono quelli di grado. E praticamente questa relazione qua, voi sapete che l'integrale da meno pi greco e pi greco di coseno di NT, di NT, e coseno di NT, MT, in teta, questo è uguale a 0. N diverso da N, nelle stesse condizioni, perché sapete che queste sono tutte quante funzioni ortogonali. Adesso provate a fare, a scrivere teta uguale l'arco coseno di x,
Ok? Scusate, qua invece che tra meno pi greco, pi greco lo fate tra 0 e pi greco. Vediamo un po'. Sì, questo integrale fa 0 perché queste sono tutte due funzioni pari. Allora, quell'integrale di prima era uguale a due volte l'integrale da 0 e pi greco. Siccome c'era 0. E questo è vero. Adesso facciamo teta uguale all'arco coseno di x, quindi questo mi diventa, andando, questo fa sempre 0, questo di qua, questo qua l'integrale tra l'arco coseno di 0 fa 1, l'arco coseno di pi greco fa meno 1, qua mi viene coseno di n volte l'arco coseno di teta di x per coseno di m volte l'arco coseno di x in dx fratto la funzione arco coseno, la derivata è meno 1 fratto la radice di 1 meno x quadro, quindi questo diventa meno 1 e 1, e vedete che avete due funzioni ortogonali esattamente rispetto a questa misura qua, cioè moltiplicate per questa funzione e poi integrate di x. Questo è come se fosse un'altra misura, no? Quando io faccio l'integrale, invece di integrare in dx, aspetta, la misura dovrebbe indicare una funzione e un fratto di x, per dx è come se fosse un'altra misura, se la funzione è così. Ok, adesso se vi ricordate, se andate a scrivere le formule attenuate, scoprite subito che questi sono polinomi, questo è di grado n e questo è di grado n, perché se usate le formule di De Moivre voi avete una relazione tra coseno di n teta e coseno di teta, se vi ricordate per esempio coseno cubo teta era 3, coseno di 3 teta era 3 cos cubo teta meno 4 cos teta, qualcosa del genere, abbiamo scritto ieri. Quindi andando a sostituire che coseno di teta fa x, quindi viene un polinomio di x, e come vedete quei polinomi sono esattamente di grado n, di grado n sono esattamente i polinomi di Chebyshov. Però diciamo questo non mi interessa di meno, l'idea era, questi sono, si chiamano polinomi di Chebyshov di prima specie. Mi interessa di meno perché l'idea è quella di far vedere che lo stesso schema che abbiamo applicato per diciamo scrivere le serie di Fourier si può fare in qualunque spazio di funzioni dove c'è un sistema ortonormale completo, cioè un prodotto scalare, un sistema ortonormale completo, per esempio il meno 1, 1, il polinomio di Legendre, il prodotto scalare è il solito, l'integrale di f e g. Qua sarebbe il prodotto scalare di due funzioni, sarebbe l'integrale di f per g fratto la radice di 1 meno x quadro. Si può vedere che anche questo è un prodotto scalare, si può vedere che i polinomi sono un sistema ortonormale completo, però qua ci vorrebbe fare un po' di fatica in più, ma non la facciamo. Però nel caso di meno 1, 1 abbiamo proprio dimostrato, perché abbiamo dimostrato che chi è lo spazio di, è lo spazio L2. Lo spazio L2, i polinomi sono densi nelle due, ma diciamo, scusate, le funzioni continue sono densi nelle due, ma i polinomi sono densi nelle funzioni continue, quindi i polinomi sono densi nelle due, che l'abbiamo dimostrato tramite il teorema di Pestare, perché la densità è nell'infinito e quindi la densità è nelle due. E quindi adesso quale potrebbe essere un esercizio tipo del compito? Allora, se io vi dico trovare il polinomio di grado 2
chiamiamolo Q2 di x, tale che la norma di f meno Q2 in L2 di meno 1 è minima, dove f dove f di x è la funzione di sempre alla x. Prendiamo questo esercizio qua. Allora, come si fa? Allora, io devo andare a scrivere, vi ricordate i tre polinomi di Legendre? Allora, pi con 0 era 1, pi con 1 era x e pi con 2 era, scriviamo qui x quadro meno 3 mezzi, ma scriviamo x quadro meno 3, per i nostri, scopi la costante non è importante. Allora, io cosa devo fare? Devo fare f, quindi la proiezione, allora diamo W2 lo span di P0, P1, P2, la proiezione su W2 di f, chi è f scalare 1 fratto 1 scalare 1, 1 più f scalare di 1, questo perché era P0, più facile scrivere 1 che P0, f scalare P1 fratto P1 scalare P1 P1 più f scalare P2 fratto P2 scalare P2 P2. Questo è così faceva la proiezione, no? Cioè io devo avere una base del topo ortogonale. Adesso, attenzione, se la base non è ortogonale, cioè se prendi polinomio, per esempio 1xx quadro, questa formula non vale più. Quindi perciò devo prendere 1x e x quadro meno un terzo. Se voglio usare questa formula. Perciò si usa i polinomi delle giante, se no usiamo i polinomi 1xx quadro, tanto poi sono indipendenti. Adesso, questi tre integrali me li faccio da parte. Allora, 1, diciamo l'integrale a meno 1 e 1 di 1 al quadrato di x fa 2, l'integrale tra meno 1 e 1 di x quadro di x, cioè sarebbe più 1 più 1, fa 2 terzi, che l'integrale di x quadro tra 0 e 1 fa 1 terzo. L'integrale tra meno 1 e 1 di x quadro meno 1 terzo al quadrato di x fa l'integrale tra meno 1 e 1 di x alla quarta meno 2 terzi x quadro più 1 nono, che fa 2 quinti meno 4 noni più 2 noni. Quindi se ho fatto fare i conti fa 2 quinti meno 2 noni che fa 45esimi, 9 meno 5 fa 4, quindi 8 45. Ok? Ok. Mi sembra di aver fatto tutto. Allora adesso cosa devo fare? Cosa mi mancano? Mi mancano f scalare 1, f scalare più 1 ed f scalare più 1. Quindi l'integrale tra meno 1 e 1 di alla x invece sarebbe f scalare 1, quando fa? Fa meno e alla meno x, fa e alla x valutato da 1 meno 1, quindi fa e meno 1 più. Facciamo
l'integrale da meno 1 è 1 di e alla x per x in dx, questo sarebbe f spalato in 1. E questo qua x per e alla x tra 1 e meno 1 meno l'integrale meno 1 e 1 di e alla x. Quindi qua e allora, se x vale 1 fai meno 1 su e, quindi più 1 su e meno e più 1 su e, quindi dovrebbe fare 2 su e, se ho fatto bene, ok? Quindi vediamo un po', facciamo la proiezione su W1, poi l'esercizio con questo, quest'ultimo integrale mi manca F scalare P2, questo ve lo fate per esercizio a casa, perché qua magari si riesce pure a vedere. Allora questa, la proiezione su W1 chi è? È la prima costante, cioè E-1 su E P1 più 2 su E yes. Questo fratto 2 e questo fratto 2 terzi, il primo scala primo faceva 2 terzi, quindi qua mi viene e quadro meno 1 fratto 2i più per 3 e mezzo, qua mi viene 3 su e. Se ho fatto bene, adesso non c'ho il computer sotto mano, perché se no, se c'hanno il computer potevamo vedere questa adesso è la media della funzione. Se andate a fare il grafico di questa, allora come fa la funzione? Un grafico approssimativo possiamo farlo, però, la nostra funzione tra meno 1 e 1 a meno 1 vale 1 su e, a 1 vale e, ok? Allora qua quanto ci abbiamo? E al quadrato circa 8 meno 1 circa 7 fratto 2 è un po' più di 1, ok? Quindi alla 0 è 1, quindi un po' più di 1 sarà intorno a qua. Allora, anzi, intorno a qua è giusto. Allora, questa zona qua, se il grafico è fatto bene, è la stessa area di questa qua. Ok? Poi, cosa ci devo mettere? Più 3 su e per x. Ci metto più 3 su e per x, mi farà una funzione che fa, farà così. Cioè, sarà la retta che approssima meglio la mia funzione, ma nel senso di L2, cioè nel senso che l'integrale della differenza al quadrato è minimo. Sempre se ho fatto con me. Controllate questi punti, portate, fate l'ultimo integrale e fatevi anche l'approssimazione di grado 2. Come vedete, l'approssimazione di grado 2 con polinomio di grado 2 non potrà mai stare tutta sopra o tutta sotto la funzione. Ovviamente. Perché se fosse tutta sopra, deve sempre stare un po' sopra e un po' sotto. Vedete, questa funzione qua, se rifaccio il grafico, la funzione è qua, la funzione approssimante, vedete, passa da sotto a sopra e poi di nuovo sotto. Perché così? Perché se fosse solo sotto, e beh, io alzando la norma L2, la funzione di differenza diminuisce
e chiaramente la norma delle due scende, no? La funzione di differenza diminuisce dappertutto e quindi la funzione anche quando sta, diciamo, se fosse per esempio, anche se fosse tangente, mi conviene portarla un po' sopra. Perché mi conviene portarla un po' sopra? Perché qua la differenza è grande, qua la differenza è zero, se la porto di qua la differenza di qua diventa negativa, però qua diventa positiva, quindi qua aumenta, però qua aumenta di poco perché stiamo vicino a zero, qua diminuisce di più perché diminuendola di epsilon qui il quadrato scende di più, e quindi questo mi fa capire che in realtà la funzione, le due funzioni, quella il polinomio approssimante e la funzione devono sempre stare, diciamo, devono avere sempre una zona in cui è più grande il polinomio e una zona in cui è più grande la funzione. Ok? Quindi per esercizio finitevi questo esercizio e poi vi, con un computer vi fate e andate a sia potete calcolare a quel punto l'integrale. Se andiamo a calcolare l'integrale della differenza, come si può fare l'integrale della differenza? L'integrale da meno 1 e 1 di e qua e alla 2x in x, questa è l'integrale di f qua. Chi era? Era e alla 2x mezzi valutata da meno 1 e 1, cioè un mezzo e alla 2 meno un mezzo e alla meno 2. Era questo qua. Adesso chi sarà l'integrale di f meno q2 è quale? Meno q1 qua. Se noi abbiamo fatto l'approssimazione fino a grado 1, cioè sarebbe f meno questo. Se vi ricordate, quando le funzioni sono ortogonali basta fare questo integrale al quadrato meno la norma di questo quadrato, cioè l'integrale del quadrato di questo più l'integrale del quadrato di questo. Quindi devo fare questo, ma questo qui deve essere uguale a questo, lo scriviamo qua un mezzo di 2 meno 1 e 4 meno il quadrato di quello fa uguale a meno 1 su 2 al quadrato per 2, e il quadrato di questo fa più 9 su e 4 per meno e meno davanti alla parentesi, quindi meno per meno fa meno 9 su e 4, la norma di x quadro faceva 2 terzi, quindi qua mi viene 9 per 2 terzi. Ovviamente se ho fatto bene qui, però la prima cosa che dovete controllare è che questo numero viene maggiore di 0, questo numero qua. Questo può controllare pure qua la vicina. Ve lo potete fare con calma a casa. Però questo può essere un esercizio del corpo. Cioè una proiezione fino a un grado 1, un grado 2. Ok? Che quindi comporta qualche conto, ma niente. Ok. Va bene, allora vabbè, con questo, su questa parte qua abbiamo finito, quindi i primi due esercizi saranno uno sulle serie di Fourier e uno sulle serie di Fourier generalizzate, poi ci saranno due esercizi sui numeri complessi. Adesso andiamo a vedere qualcosa sui numeri complessi.
un esercizio sarà sicuramente sui residui, però adesso non mi metto a fare esercizio residui, cioè troppo lento, abbiamo ancora una settimana, questi qua li dividiamo. Al limite, se non ci facciamo tempo a fare un esempio per ogni esercizio del compito entro la settimana prossima, sicuramente arriviamo a 4 o 5 su 6. Al limite facciamo un'altra esercitazione prima di, del compito, perché pure una lezione l'abbiamo persa, quindi si può recuperare. Allora, prendiamo questa funzione qua di variabile complessa. Prendiamo f di z uguale z alla quinta fratto modulo di 0 alla quarta. Allora, qua se vado a sostituire, questa non è altro che x più y alla quinta fratto x quadro più y quadro al quadrato. Ok, ricordatevi che se io scrivo f di x più di y, questo è uguale a u di x y più iv di xy. Ok? Quindi se io derivo questa funzione rispetto a x con le solite regole, chi è questa derivata? Chi è questa derivata? Non è altro che du in dx fatto la di xy più i du in dx fatto la di xy. Così come se io faccio la derivata di questi rispetto a y calcolata in x più y per i, e derivare questo come funzione della y, come si fa? Devo derivare questa rispetto a y, diciamo allora, questa la chiamiamo, scusate, facciamo così, chiamiamola g di x, cioè questa è una funzione di due variabili derivate. Allora, dg in dx, oh, corretto, dg in dy fa du in dy più dv. Così è corretto, e qua è sempre facile cominciarsi. Ok, allora andiamo a scrivere dg in dx.
fare, voglio scriverlo così, perché c'è un vantaggio, perché io adesso, se voglio derivare rispetto a x, qua non ho bisogno di sviluppare la quinta potenza, ok? Ma facciamo un esempio più semplice. Faccio prima sviluppo l'esempio più semplice, così mi convincete, e poi uso l'esempio più complicato. Prendiamo f di z uguale z uguale, cioè mettere x più y al quadrato. Questo è uguale a x quadro meno y quadro più 2xy. Questa è g di x. Allora, se faccio dg in dx, questa è 2x più i 2y, che quando derivo rispetto a x, questo fa 2x, questo scompare, e qua mi viene 2i iy, ok? Dg in dy fa meno 2y più 2y. Però la mia u era u di xy, era x quadro meno y quadro, e la mia q era 2xy. La u e q erano un 0 reale. Adesso facciamo la derivata rispetto a x. Derivata rispetto a x fa 2x 2y, derivata rispetto a x 2x più i volte la derivata rispetto a y fa 2y. La derivata rispetto a y fa meno 2y 2x meno 2y più i 2x, cioè banale. Ok, quindi quando derivo qua rispetto a x, che devo fare? Dico, faccio a 5 per x più iy alla, allora innanzitutto devo scrivere x quadro più y quadro alla quarta sotto, poi devo fare 5x più iy alla quarta per x quadro più y quadro e basta, perché quando devo rispetto a x, questo derivato rispetto a x fa 1 meno x quadro più y quadro al quadrato, scusate, meno 2 x quadro più y quadro per 2x che moltiplica x più iy alla quinta. Quindi a qua che devo fare? Devo fare x quadro più y quadro alla terza, poi qua devo fare 5x più y alla quarta per x quadro più y quadro meno 4x che moltiplica x più y alla quinta. Ricordatevi che questo deve essere du in dx più i dv in dx. Ok? Adesso andiamo a fare la derivata di f di g rispetto a y. Questa fa sempre x quadro più y quadro alla quarta, poi qua viene 5 per x più y alla quarta per i, perché quando devo rispetto a y poi devo derivare questo rispetto a y che fa i,
per x quadro y quadro al quadrato meno 2 x quadro y quadro per 2y per x più y alla quinta. Ok. Quindi questo qua deve fare sempre x quadro y quadro alla terza. Questo fa 5i moltiplica x più y alla quarta. Per x quadro più y quadro meno 4y che moltiplica x più y alla quinta. E questo deve essere du in dy più i dv in dy. Andiamo a vedere se sono soddisfatte le condizioni di Cauchy-Riemann. Qual è la condizione di Cauchy-Riemann? Du in dx uguale qua mi ricordo male dv in dy e dv in dy dx uguale meno dv in dy, il più e il meno lo devo controllare. Allora vediamo un po', per controllare come fate? Prendete x più y, dv in dx fa 1, dv in dy fa 1, vabbè, sì, è giusto, perché se ci metti in meno qua non mi trovo z è derivabile, quindi se avete un dubbio sul segno fatelo anche con un quadrato, no? X quadro meno z quadro x quadro meno più 2x, du in dx fa 2x, du in dy fa 2x e si trova. Adesso fate du in dy fa meno 2y, du in dx fa 2y, vedete che qua è giusto, chiaro? Quindi può capitare di avere dei dubbi, ma invece di stare a ricavarselo di nuovo, no? Controllate su una funzione facile. Va bene? Ok. Allora, prima di allora io cosa dovrei verificare? Devo verificare se la parte reale di questa funzione è uguale alla parte immaginaria di questa, al coefficiente della parte immaginaria di questa. E devo verificare se la parte coefficiente della parte immaginaria di questa è uguale all'opposto del coefficiente della parte reale di questa. Ok? Però prima di farlo mi conviene cercare di semplificare ulteriormente. Allora, semplificare ulteriormente cosa posso fare? Allora, qua posso scrivere x quadro più y quadro al punto. Cioè, io quello che voglio cercare di fare è di evitare di sviluppare tutto. Lo posso fare sviluppando tutto, cioè facendo il controllo. Però se posso farlo evitando di sviluppare tutto, qua ci metto in evidenza un x più y alla quarta. E poi qua che cosa mi viene? Mi viene 5x quadro più 5y quadro meno 4x, scusate, qua c'ho 4x quadro, quindi poi viene x quadro meno 4xx. Allora vediamo un po'.
5 squadro più 5 y quadro, qua mi rimane 4x per x più y, 4 y quadro, poco da 5 y quadro rimane x quadro, 4 x y y che moltiplica x più y quadro. Qua invece mi viene x più y alla quarta e moltiplica, qua c'è x quadro più y quadro al punto. Allora qua mi viene cinque i x quadro più cinque i y quadro, poi viene meno 4 xy poi viene meno 4 iy quadro, quindi poi viene iy quadro. Meno 4i più 5i y quadro per fare b. Dovrebbe venire questo. E qua mi sa che c'è poco da fare. Vediamo un po' se c'è un buon. Non mi viene in mente nulla allora, intanto possiamo sviluppare questo che è più facile da fare, questo è solo la quarta, poi lo devo sviluppare una volta sulla sopra e su, poi devo verificare che i prodotti siano uguali in un certo ordine. Allora cominciamo a sviluppare x più x alla quarta, quanto fa? Fa x alla quarta più 4 i y x cubo meno 6 y quadro x quadro, diciamo, mettiamo per sinistra, x alla quarta più 4 i y x cubo meno 6 y quadro x quadro meno 4 i y cubo y x più y alla quarta. Questo è. Se è uguale a questo sopra, è uguale a questo anche sotto. X alla quarta più 4 i y x cubo meno 6 y quadro x quadro meno 4 i y cubo x cubo y. Allora andiamo a fare la parte reale di sopra, quindi io devo fare tutti i prodotti che mi danno il numero reale. Quindi cominciamo a fare x alla quarta, mi viene x alla 6 più 5 y quadro x alla quarta, e questo qua non lo faccio perché diamo la parte in mangio, faccio solo i numeratori, tanto il denominatore è uguale a tutti. Poi qua invece questo lo devo moltiplicare per questo, 4i per meno 4i fa più 16, fa più 16, y quadro x alla quarta, questo fa più 16, y quadro x alla quarta. Poi c'è questo, viene meno 6 y quadro x alla quarta, meno 30 y alla quarta x quadro, questo non lo devo considerare, poi di nuovo questo per questo, meno per meno più i per i fanno di nuovo meno, quindi x8 meno 16 y alla quarta x quadro, e poi devo finire con questo, quindi più y alla quarta x quadro più 5 y alla sesta e poi finito. Questa è la parte reale di sopra, ok? Adesso andando a semplificare, x alla 6 ce ne sta uno solo, di y quadro ce n'ho 16 meno 6 più 5 fa 15,
e qua c'è 9, meno 30, meno 16, più 1 fa meno 45, e poi c'è più 5, se ho fatto i conti bene. Questa è, allora questa qua fratto x quadro più y quadro al cubo, questo dovrebbe essere del dx, ok? Andiamo a vedere del v in dy. Allora, qua devo andare a prendere la parte immaginaria, prima ci metto la i perché se no mi impiccio, poi per ottenere il punto di y ci devo togliere la. Adesso, quando devo andare a moltiplicare, questo lo devo moltiplicare per questo e per questo, quindi devo fare 5ix alla 6 più i x alla quarta y quadro, poi è già attenzione, sì, già non ci troviamo, già non ci troviamo, perché questo qua non se ne andrà, cioè x alla 6 mi può venire solo da qua, no? Solo da questo per questo, qua ci sono tutte y, no? E quindi quando andrò a togliere la y qua ci sarà un 5x alla 6, là ci sta x alla 6 e non mi trovo. Allora, evidentemente ricordavo male l'esercizio. Ah, però il problema era che questa non verifica le condizioni di Cauchy Riemann in generale, forse doveva verificare le condizioni di Cauchy Riemann in zero. Ah, forse era questo l'esercizio. Ma non era derivato in zero. Vabbè. Questo è chiaro che non è derivabile, perché cioè questa qua, allora, questa è olomorfa, ma questa no. Quindi questa qua non è olomorfa. Perché? Se fosse olomorfa in dei punti diversi da 0, diviso per x alla 5, per 0 alla 5, sarebbe ancora olomorfa. Ma f di 0 fratto 0 alla 5 è una funzione che ha solo valori reali, e quindi non può essere olomorfo. E questo vale in ogni intorno di ogni punto diverso da 0. Quindi la funzione non è derivabile da nessuna parte. Per esercizio si può vedere che questa funzione, allora chi è questa funzione? Allora questa funzione dovrebbe soddisfare le condizioni di Cauchy-Riemann nell'origine, perché chi è? Quando io vado a fare df in dx nell'origine, questo chi è il limite per x che tende a 0 di f di ix, quindi qua mi viene ix alla quinta fratto x alla quarta meno la funzione. Allora, la funzione in 0 la dovete prendere uguale a 0,
0 per z alla 5 su z modulo alla parte di 0 per 0. Allora, questo qua lo divido di nuovo per x, e questo x alla 5 fratto x alla 5 semplifica, quindi questo qua fa i alla quinta. I alla quinta che fa? Allora, andiamo a fare df di, diciamo, questo è df in dz calcolato secondo la x, no? Andiamo a fare df in dz calcolato, diciamo, scusate, questo non è df in dz, è il limite per x che tende a 0 di f di x meno f di 0 fratto x. Allora, di f di x, qual è f di x? F di x, quindi questo fa 1. Ok? Adesso voglio fare il limite per x che tende a, per x che tende a 0 di f di x meno f di 0 fratto x. Ok? Allora questo quanto fa? Fa y alla quinta meno 0 fratto, scusate, questa è y alla quinta fratto y, il modulo è y, quindi fratto y alla quarta, il modulo è quello assoluto y alla quarta, fa y alla quarta meno 0 fratto y. Adesso, siccome y alla quarta e y alla quarta sono tutte e due uguali, qua mi viene quel problema. Quindi se voi andate a vedere il fatto che questi due limiti vengano uguali, cioè quando io vado a calcolare, queste sono le derivate, è come se fossero, questo corrisponde alle condizioni di Cauchy-Riemann. Questo corrispondeva al fatto che quando calcolavamo la derivata in questa direzione veniva uguale. Però questa non era una condizione sufficiente per dire che esisteva la derivata rispetto a 0. Perché adesso, se io per esempio vado a fare il limite, supponiamo che io vado a fare il limite lungo un'altra direzione, per esempio io faccio il limite per x che tende a 0 di f di x più di x meno 0 fratto x più di x meno f di 0. Posso farlo lungo la direzione a 45 gradi? Allora questo qui è il limite per x che tende a 0, f di 0 lo segno e tanto fa 0, sopra ciò x più di x alla quinta fratto il modulo di questo fa x per radico al 2 alla quarta fa 4x alla quarta, che radica 2 alla quarta fa, radica 2 al quadrato fa 2, la contributo alla quarta fa 4 e x alla quarta, e qua mi viene x più x. Ok? Adesso una potenza quasi semplifica, x alla quarta si mette in evidenza e se ne va, qua mi viene 1 più i alla quarta fratto 4, che non fa 1. 1 più i alla quarta e allora 1, il quadrato di 1 più i fa 2i, il quadrato di 2i fa meno 1, fa meno 4, meno 4 su 4 si fa meno 1. Quindi vedete, il limite fatto di qua fa 1, il limite fatto di qua del rapporto incrementale fa 1, il limite fatto in diagonale del rapporto incrementale fa meno 1. Quindi i limiti non ci stanno dappertutto e quindi non sono tutti uguali, e questa è una condizione sufficiente per dire che la funzione non è derivabile. Quindi non è derivabile né in 0 né in qualunque 0 di f da 0. Sì, ciò prima dell'esercizio conviene per un controllo, si riesce a vedere ad occhio. Dipende che c'è scritto, cosa ti viene chiesto nell'esercizio. Chiaro? Tu in base a quello che ti viene chiesto nell'esercizio
diciamo, ti puoi regolare. Ok? Ok. Vabbè, possiamo staccare.